Oggi ospitiamo Paolo Gianolio. Ciao, come stai? Ciao a te, buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori. Mi devi parlare, prima del nuovo progetto, di quello che hai fatto in passato e da tantissimi anni che collabori con un grande cantautore italiano. Vogliamo dire di chi si tratta? Beh, penso che sia Claudio Baglioni, stai parlando di lui, no? Certo. Sì, sono dal 1985, dalla Vita Adesso, dal tour La Vita Adesso, ho cominciato a collaborare grazie anche a altri musicisti che conoscevo che già collaboravano con lui, e da lì è nato questo sodalizio che dura tutt'oggi. E si è appena concluso il tour Capitani Coraggiosi. Esatto, con fra l'altro un altro grande artista insieme a Claudio che è Gianni Morandi. E sono felicissimo di averlo fatto perché io Gianni non lo conoscevo bene, un altro artista che è entrato a far parte, diciamo così, della mia esperienza e della mia vita, e sono felicissimo perché un altro grande artista si è dimostrato tale, insomma, e la somma dei due artisti è stata una cosa che non scorderò mai per tutta la vita, perché parliamo di un pezzo di storia bello spesso della musica italiana, insomma. E mi vuoi raccontare qualcosa di quello che è avvenuto durante il tour? Beh, durante il tour, guarda, ti posso solo dire che l'inizio è stato un po' all'insegna un po' del timore, no? Perché comunque, sì, Claudio e Gianni si conoscevano, i musicisti, insomma, più o meno il gruppo, che poi fra l'altro era formato da 23 persone, quindi non era un piccolo gruppo, e c'era un po' ovviamente di timore, nel senso che non si sapeva bene, non si conosceva bene il carattere di uno, l'altro non conosceva bene il carattere dell'altro, quindi c'è stato un po', diciamo, un impatto un po' così deviante, che però poi si è sistemato subito, perché Gianni si è dimostrato una persona all'insegna proprio della, oltre che della puntualità, della serietà sul lavoro, ma anche dell'ironia e quindi anche della gioia di fare questo lavoro. Claudio, lo conosco bene, è uno molto puntiglioso, quindi ama le cose che siano fatte nel miglior modo possibile, quindi organizzazione da parte di Claudio e anche un po' di, chiamiamola un po' di cialtroneria da parte di entrambi, che non guasta mai, e alla fine si è rivelato proprio un grosso incontro che poi si è risolto, voglio dire, nel migliore dei modi, perché è esaurito dappertutto, quindi. Ovviamente prossimamente ci sarà ancora qualcosa riguardo a questo tour, forse, però intanto adesso stai lavorando su un tuo progetto. Sì, io è già uscito un mio progetto il 21 aprile scorso, ed è un progetto che mi sta molto a cuore, perché io avevo già fatto in precedenza altri due progetti solo miei, però prettamente strumentali. Invece in questo ultimo progetto, che si intitola Euritmia, ho inserito anche 5 brani cantati da me. Quindi, fra l'altro, ecco perché il nome Euritmia, che unisce appunto il movimento delle parole e della musica. E quindi ho preso in prestito questo elegante, chiamiamolo così, termine, che etimologicamente vuole proprio proporre la parola e musica e il movimento della parola e della musica. E quindi l'ho inserito e sono molto contento, perché tra l'altro mi sono scoperto anche autore, cosa che io non avevo mai fatto nella vita, e invece mi sono molto divertito, perché la scoperta della parola insieme al suono e alla musica ti apre un mondo che io non conoscevo,
e mi ci sono buttato a capofitto e sono contento anche del risultato, devo dire. Rispetto a questo, io avevo già fatto altri due lavori, due LP, uno si chiamava Pane e Nuvole, il primo nel 2009, uno si chiama Tribù di Note nel 2012, che erano strumentali. E adesso nel 2017 è uscito questo Euritmia, dove mi sono avvalso anche della voce e delle parole, ecco. Questa è l'unica differenza tra i tre album? Sì, l'unica differenza, che è comunque una bella differenza, perché tra musica suono e con l'aggiunta di parole cambia di parecchio, e mi sono reso conto, fra l'altro, che cambia di parecchio. Mi sono messo in gioco, diciamo, speriamo che in futuro potrò migliorare e cercare anche di dare il meglio di me, insomma. Quanti sono i titoli contenuti nell'album? Sono 9, sono 5 cantati e 4 strumentali. C'è un titolo trainante? Guarda, io quando lavoro sulla musica mia, non penso assolutamente a come di solito si fa anche nelle case discografiche per gli artisti, che si pensa a un pezzo di traino. No, io non penso a un pezzo di traino, faccio la mia musica e poi quello che verrà, verrà da sé, voglio dire. Perché tanto poi, voglio dire, quello che ascolta la musica è quello che decide il brano, la canzone che sarà la sua preferita, no? Quindi io lascio a chi ascolta e che fruisce musica il compito di dare non giudizi, sentenze, ma insomma il piacere di scoprire questo tipo di musica, insomma. Ricordi qual è stato il primo brano che hai scritto di questo album? Sì, guarda, ed è anche quello che mi rappresenta di più, nel senso che è molto autobiografico, ed è Sia Così. È un brano che mi rappresenta molto musicalmente, proprio tecnicamente, cioè come armonia e come melodia. Io amo molto la melodia, infatti io lo ritengo poi un album melodico, poi fra l'altro, pop melodico, e quindi credo che questo E Sia Così mi rispecchi proprio tutta la mia carriera, la mia esperienza di vita, e non solo, insomma, con la collaborazione anche con altre persone, musicisti, ma non solo musicisti, insomma. È una cronologicamente una strada che mi sono aperto e mi sono spiegato per poter poi dare un senso alla mia vita da musicista. Prossimi appuntamenti che ti riguardano? Guarda, io sono dell'idea che ovviamente la musica live è sempre la cosa che tiene di più e terrà di più anche in futuro per quello che riguarda la musica, e quindi sono in programmazione dei concerti in piccoli teatri e girerò un po' per l'Italia a presentare appunto non solo questo album, ma un po' di tutta la mia musica, ecco, diciamo. Forse è presto per dirlo, ma il prossimo lavoro è già in cantiere, hai già qualche idea? Sì, ho già qualche idea, anche perché ovviamente man mano che si va avanti, sia con l'evoluzione e l'esperienza, sia con l'età, si acquisiscono delle cose che più indietro nel tempo non si riescono a captare, no? E quindi sì, sono in procinto anche sto buttando già giù delle idee per un prossimo lavoro, che ovviamente è un po' presto adesso per parlarne, però ci sono sopra già. Vabbè, noi saremo qui per raccontarle quando arriverà il momento giusto. Ti ringrazio per la partecipazione alla nostra trasmissione, ovviamente ti auguro un grosso in bocca al lupo e spero di risentirti al più presto. Crepi il lupo, guarda, io
un piccolo motto che è estratto da un testo di una mia canzone che fa parte di questo LP, per salutare te e salutare tutti, che essere dove si comincia per cominciare a essere. Thank you.